Tale rottura è stata sancita nell'Eurogruppo di sabato scorso, che ha unanimemente respinto la richiesta greca di prorogare il programma di aiuti in scadenza il 30 giugno, almeno fino alla data del referendum. I ministri dell'Eurogruppo hanno ribadito che gli Stati membri intendono utilizzare tutti gli strumenti possibili per preservare l'integrità e la stabilità dell'Eurozona, ai quali vanno aggiunte le misure messe in campo dalla BCE, che ha comunque deciso di mantenere la fornitura di liquidità di emergenza per le banche elleniche e la volontà da parte di tutte le istituzioni europee di continuare a cercare una soluzione positiva e concordata. Il governo italiano ha sin qui svolto un'azione tesa a favorire un esito positivo del negoziato e scongiurare qualsiasi ipotesi di uscita della Grecia dall'euro, i cui effetti rischiano di essere imprevedibili. A lei, signor Ministro, chiediamo quali siano le valutazioni sugli sviluppi di questa crisi greca. Grazie. La ringrazio, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha facoltà di rispondere. Prego. Vorrei innanzitutto ricordare che il negoziato sulla Grecia non si è mai interrotto, nonostante la chiusura del secondo programma di assistenza finanziaria che è avvenuta ieri. Le istituzioni europee e l'Eurogruppo, che si riunisce in teleconferenza più tardi questo pomeriggio, stanno continuando a lavorare per trovare una soluzione. Vorrei ribadire, non è stato detto qui, ma spesso si è sentito dire nei media, che non è mai stato dato alcun ultimatum ai greci, né dall'Eurogruppo né dalle istituzioni europee. L'unico obiettivo è stato quello di trovare un accordo bilanciato e orientato alla crescita prima della scadenza del secondo programma di assistenza, scadenza che è avvenuta ieri. Non solo, ma l'Eurogruppo del 20 febbraio, che aveva accordato alla Grecia l'estensione di 4 mesi del programma, aveva riconosciuto la necessità di applicare margini di flessibilità rispetto agli impegni presi. Ne ho parlato nel precedente intervento. Le trattative, che sono andate avanti con fatica, si sono però interrotte a seguito della decisione unilaterale del governo greco di indire un referendum per il prossimo 5 luglio e la sua raccomandazione di votare contro le ultime proposte avanzate dalle istituzioni. Ieri il governo greco ha inviato una richiesta per un nuovo programma di assistenza finanziaria finanziato dall'European Stability Mechanism. La richiesta includeva anche un'estensione del programma in scadenza e interventi sul debito. L'estensione del programma non era più tecnicamente realizzabile. A norma del trattato istitutivo dell'ESM, l'Eurogruppo dovrà ora valutare la richiesta di un nuovo programma che dovrà basarsi su una nuova valutazione del fabbisogno finanziario alla luce dell'ulteriore deterioramento della situazione economica e finanziaria del Paese. Il governo greco ha trasmesso stamattina la lista di riforme che si impegna a portare avanti. Questa lista si fonda sull'ultima base negoziale. La decisione dell'Eurogruppo, che sta di nuovo per riunirsi in teleconferenza, non può prescindere da alcuni presupposti che riguardano l'impegno politico da parte del governo greco a sostenere un corso di azione ritenuto fino a pochi giorni fa inattuabile e alla posizione rispetto al referendum. Ribadisco che l'Italia mantiene una posizione volta ad una soluzione condivisa, inclusiva e orientata alla crescita e farà di tutto per far valere questa posizione nel corso dei negoziati. Grazie. Grazie signor Ministro. Ora facoltà di replicare l'onorevole Causi. La ringraziamo per questa risposta, signor Ministro, perché deve essere chiaro a tutti che se si fa l'accordo è una situazione win-win sia per l'Europa che per la Grecia. Se invece sciaguratamente l'accordo non dovesse farsi, entriamo in una situazione lose-lose, perde la Grecia ma perde anche l'Europa. Noi siamo di fronte a un paradosso, non lo devo certo ricordare a lei. La Grecia è stata assistita finanziariamente a carico del contribuente europeo per 330 miliardi di euro. Il più grande salvataggio della storia, il più grande salvataggio prima di questo è stato l'Argentina ed è costato 100 miliardi e la Grecia è molto più piccola dell'Argentina. Quindi non è affatto vero che l'Europa non abbia aiutato questo paese perder. Il problema è che però paradossalmente l'Europa non ha avuto in cambio di questo aiuto un accordo politico, perché negli anni che vanno dal 2010 al 2012 l'Europa poi in cambio di questo aiuto chiedeva politiche profondamente sbagliate, politiche di austerity e recessive che hanno impedito di ripristinare la crescita. A me sembra, e le parole del governo italiano oggi ce lo testimoniano, che la nuova Commissione, e grazie anche alla spinta